quindi... Senta, la condizione delle ville a Belvedere, saltando diciamo da una villetta a una villa più grande? Alla villa Belvedere abbiamo dato anche qui una mano come istituzione a un'altra istituzione. Dobbiamo farlo, ci tocca di diritto. Delegato il dottor Occhipinti, che è un esperto, che è, tra l'altro è delegato della Commissione del Verde dell'Ordine, hanno verificato tutte le piante, i lecci che erano... avevano delle problematiche fitosanitarie insieme all'azienda foreste e all'osservatorio malattie delle piante, hanno redatto una relazione e hanno verificato che ci sono circa 15 piante da abbattere. La relazione è stata già depositata e dovranno farsi gli interventi per mettere in sicurezza, perché poi alla fine dobbiamo dare sicurezza ai cittadini. Chi? Certo. Senta, a proposito di relazione, voi avete relazionato che alla villetta Gescalo, dove c'è stato il taglio delle eucalipti, non c'è stato danno ambientale, può motivarcelo? Sì, allora questo discorso della villetta Gescal è un discorso che esula un attimino da delle problematiche che abbiamo avuto qua e che abbiamo anche avuto alla villa. Io ho avuto una segnalazione, sono andato personalmente il 31 di luglio e ho verificato che sicuramente la potatura non era stata fatta come sarebbe dovuta essere fatta, piuttosto è stato fatto un taglio delle piante. Questa cosa può dispiacere in generale, però io ho intervistato, se vogliamo dire questo, utilizzare questo verbo, ho intervistato un attimino gli abitanti, che non solo erano preoccupatissimi della caduta continua di rami e di foglie sulle proprie macchine, sulle proprie teste, ma erano preoccupatissimi di questa instabilità delle piante. Devo dire che in generale gli eucaliptus, forse il danno ambientale dell'eucaliptus è proprio l'averlo introdotto da noi, perché funziona solo in alcune condizioni. Qui ad Acireale abbiamo la panoramica e alla base della panoramica sono stati piantati a suo tempo e lì magari l'utilizzazione dell'eucaliptus possiamo anche approvarla ed apprezzarla, perché non solo tengono la scarpata, ma avendo questa grande utilizzazione di acqua, quindi tengono all'asciutto un po' tutto il terreno. Ma l'eucaliptus vicino alle case non facevano crescere più niente altro. Francamente ritengo personalmente che il danno ambientale è proprio tenere l'eucaliptus. Lì andrebbe fatta invece, l'ho anche scritto al sindaco, una riqualificazione seria di quella zona, perché è la zona d'ingresso di Acireale. Non possiamo avere il centro bello, lasciamo stare che oggi è distrutto e lo dobbiamo riprendere, il centro bello e il resto no. Il biglietto da visita della città è l'ingresso, arrivano turisti, arriva chiunque e deve rimanere abbagliato. E sicuramente quegli eucaliptus con la loro imponenza non davano questo segnale, questo senso. La piazzetta va riqualificata.